Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi sabato 30 dicembre, abbiamo una compagnia bella fornita. Ci troviamo alla Colla MX, nuova pista, è la prima volta che vengo qua. Hanno rifatto tutto, tutta la struttura, il bar, i bagni. Davvero figo. Siamo in un bel po', ci sono anche tutti i ragazzi della banda Bassotti. Qua abbiamo una Gas Gas 323. Qua abbiamo una Gas Gas 324 e adesso dopo vi spiego cos'è questo adesivo. E poi di qui abbiamo la mia MC250. La Shark non ve la faccio vedere, tanto è un cesso. Qui abbiamo Natta che si sta preparando. Giorno, eh? Giorno, ciao. Com'è? Siamo tutori. Qua siamo, sì, nei tutori. Sì, sì. Alla grande. Natta si sta preparando. La... c'è il resto della banda Bassotti che si prepara. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. 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 Te fai da meccanico? Io sì. Meccanico e cronometrista oggi. Abbiamo anche Samu. Top. Buongiorno, eh. Buongiorno. Ciao Cento. Buongiorno, buongiorno. Adesso sigla, ci cambiamo e ci vediamo dopo. Abbiamo già fatto tutta la mattina a fare i turni, ma come mai c'è anche Natta? Perché c'è il 300? Perché per i 70 anni gli abbiamo regalato il viaggio in Tunisia. Andremo a febbraio in Tunisia nel deserto. Quindi, caro Natta, devi imparare, già che sei giovane, devi imparare un po' a stare in moto. Oggi, sono mai andato. Non sei mai andato. Con la moto da enduro e da cross non sei mai andato per davvero. Sì, poco e niente. Oggi terza volta in pista da cross, ma sta andando molto bene. Adesso è kittato, ci abbiamo i tutori, gli stivali, adesso è tutto proprio ben messo giù da cross. E stiamo girando pian pianino. Natta ha fatto due tre turni. Te c'hai il tuo passo, giri tranquillo e non ci sono problemi. Io c'ho la moto da cross che devo un pochino riprendere allenamento. Diciamo che questo è il primo video dell'anno e andiamo già a spoilerare il primo progetto che ci sarà. Andremo appunto nel deserto, l'abbiamo chiamato Desert Together. Saremo insieme anche a Gerini e a Francesca Gasperi. Sarà un viaggio pazzesco, ci saranno anche altre coppie di papà e figlio. Papà e figlia anche. E sarà sicuramente divertente. Adesso rientriamo, facciamo un po' di giretti e vediamo un po'. Speriamo che esca il sole, perché... No, comunque la pista è bellissima. La pista è bella, eh. Perfetto, perfetto. Oh, bisogna fare un grande complimenti ai ragazzi della Colla. Pista perché bello, bello.
tenuta bene. Hanno fatto una bella struttura. Bella, bella. Da dire la verità. Chi va forte si diverte, chi va piano si diverte lo stesso. Qua si divertono tutti. Sì. Chi va forte e chi va piano, quindi. Chi va forte si diverte. Al top. Adesso ci rivestiamo e ci facciamo due turni. Due turni facciamo ancora. Mm? Sì, sì. Proviamo a mettere un giro on board a stecca, vediamo cosa succede. Esatto. Dai, giro on board a stecca. A dopo. Bene ragazzi, è finita questa super giornata in pista, ora sono di nuovo nella cameretta, ci siamo davvero divertiti tantissimo. Natta alla sua terza volta in pista da cross, è andato alla grande, molto motivato e gasato per la partenza che sarà tra poco più di un mese nel deserto. Se qualcuno volesse iscriversi, ci sono ancora due posti disponibili e potete contattare direttamente questo numero qua sotto. Nel frattempo sono tornato a casa e qua nel garage c'è questo mezzo pazzesco. Ora è tutto smontato, ma si può dire, quest'anno nel 2024 correrò col GasGas 700, adesso è tutto smontato, sto ancora facendo un po' di sviluppo, cercando di trovare i migliori settaggi per poter correre e per avere la moto kittata al meglio. Qui invece ho smontato le sospensioni della mia moto, sia del 300 che userà mio papà Natta, sia del 700, e nel prossimo video andremo a vedere il tuning di tutte queste sospensioni. Cartuccia anteriore Explore Pro 6005 sia per il 700 sia per il 300 da enduro, mentre per il posteriore ci sarà da fare un pochino di lavoro interno sia con i pacchi lamellari, con gli oli e con tutti questi settaggi. Il video finisce qua, mi raccomando, se non sei iscritto iscriviti qua sotto, è gratis, non ti costa niente. Lascia un commentino scrivendomi cosa ne pensi. Come sempre, gas e alla prossima, ciao ciao. Everything I